Buonasera, non so se avrete visto il barometro di sigla, un considerevole aumento della pressione in 24 ore. Questo è un sintomo che così come è aumentata rapidamente, altrettanto rapidamente diminuisce e il miglioramento non è mai duraturo. L'esperienza ci suggerisce questo. Vediamo un istante la carta del tempo prevista per domani prima di cogliere le immagini in movimento del satellite Meteosat. Questo ci renderà il compito più facile. Ecco, vediamo le correnti da ovest e nord-ovest affacciarsi di nuovo su gran parte dell'Europa centrale, diciamo, il momento è anche, viene colto quando la 1024 incomincia a cedere, quindi il campo dell'alta pressione sul Mediterraneo va cadendo, va indebolendosi, a cominciare da questa notte. Nel corso dei prossimi giorni sarà sempre più sensibile l'azione delle correnti perturbate atlantiche, quindi sarà una temperatura mite, non ci sarà più il freddo che c'è stato nel corso di queste ultime 24 ore, specialmente di mattina o nottetempo. Però indubbiamente entreranno dei sistemi nuvolosi. Ora ci portiamo sulle immagini del satellite Meteosat, vediamo, questa è la più recente di qualche minuto fa, vedete che la nuvolosità, anche se si tratta di una nuvolosità medio-alta, quindi a livelli certamente al di sopra di 4-5 mila metri, una nuvolosità che ha cominciato a velare il cielo dalla prima mattinata sulle regioni settentrionali, poi sulle regioni centrali, era in fondo anche nel campo delle previsioni questo cedimento. Dove c'era prima un bell'azzurro del mare, anche sull'Alto Tirreno, sul Mar Ligure, sull'Alto Adriatico, ieri l'Italia era tutta sgombra, addirittura da sistemi nuvolosi, invece le 16 immagini relative alle ultime 16 ore ci mostrano chiaramente, ecco, l'influenza delle correnti atlantiche che fanno breccia verso sud, e quindi la nuvolosità riesce a scavalcare l'arco delle Alpi, si porta sulle regioni centrali e ormai di cielo sereno ne parleremo piuttosto pochino. Vediamo le temperature di oggi alle ore 13, le diminuzioni hanno prevalso sugli aumenti che sono stati estremamente limitati. Passiamo al commento della carta del tempo, eccolo. Allora abbiamo detto il cedimento dell'alta pressione che si limita proprio con il massimo all'Africa nord-occidentale. L'entrata della perturbazione 12-11 per domani già in fuga verso l'Europa orientale, in attesa che tra domenica e lunedì entri sull'Italia la perturbazione numero 13. Quindi domani siamo nel corpo nuvoloso di questo sistema tra il fronte di invasione caldo e il fronte di eruzione fredda. Ecco la sintesi delle previsioni del tempo. Allora a sud di questa linea gialla cielo poco nuvoloso con tendenza a nuvoloso. A nord di questa linea gialla cielo nuvoloso con tendenza a coperto e con precipitazioni che saranno più probabili sulla Liguria e sulle regioni nord-orientali, nevose anche a quote basse, banchi di nebbia sulla pianura padana, venti da sud-ovest e sui bacini settentrionali, Alto Adriatico, Mar Ligure, Alto Tirreno, venti occidentali, quindi intorno a ovest, su tutti i bacini residui, cioè del medio, del basso versante adriatico, medio, basso versante tirrenico. I mari generalmente mossi o molto mossi localmente. La temperatura minima in aumento, la temperatura massima stazionaria. È tutto, grazie, arrivederci.